Ultima giornata di andata del campionato nazionale di Serie D. La Gelbison giocherà in casa dopo il turno di riposo forzato di mercoledì, quando doveva affrontare il Rocella, gara che non si è disputata per la presenza di calciatori positivi nel club calabrese, e dopo il pareggio interno di domenica scorsa con l'FC Messina. Per questa gara con il Dattilo il tecnico Giuseppe Ferrazzoli dispone di tutti gli uomini della rosa, quindi non ci sono problemi per affrontare la formazione trapanese, mentre i cugini della Santa Maria, che hanno brindato mercoledì nel turno infrasettimanale al primo successo nel 2021, si recano in Sicilia sul campo del Forte Acireale, che si è anche rinforzato proprio nelle ultime ore assicurandosi le prestazioni dell'attaccante Pozzebon. Esposito proporrà il consueto 4-3-3. Una giornata che vedrà ancora gare che non si disputeranno, infatti sono in programma 3 rinvii: Cittanovese Troina, Rotonda San Luca e Castrovillari Rocella. E si allunga così in questo modo l'elenco delle partite che dovranno essere recuperate nel girone E. Sono ben 24 e questo finisce sicuramente per complicare anche la possibilità di trovare una sintesi in tempi rapidi. Un'ultima notizia per quanto riguarda i dilettanti regionali: è stato stabilito che sarà presentato alla FIGC l'iter per far riconoscere il campionato di eccellenza come di interesse nazionale, e quindi dare la possibilità di riprendere anche questo massimo torneo regionale.